Quando questi signori che hanno creato il Bossa Nova, che erano Vinicius de Moraes, João Gilberto, Jobim, tra loro andava un ragazzino che aveva 17 anni, che era lui, era Toquinho. E in Brasile si dice, quando noi diciamo, per esempio qui a Roma, è Pischello, una persona che è giovanissima, e là dicono è un tocchino di persona, è un pezzettino di persona, perché tocchino vuol dire pezzettino in portoghese. Certo. Allora da lì viene tocchino, tocchino, è rimasto tocchino. Indubbiamente, indubbiamente, indubbiamente. Allora, tocchino con scravo di allegria. Tochigno con Sclavo di Allegria e poi rientriamo e magari cominciamo, no? Mentre parte la partita Giappone-Costa d'Avorio, cominciamo anche a parlare un po' di quello che succede là in E America, in Brasile. a mangiare un po' di riso. Un po' di riso, perché si mangia il riso in E Brasile? no, è in Giappone. Ah, in Giappone, bene, bene, bene. Va bene, ok, mandiamo Tochigno, via. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer, me roubou o sono e a solidão, me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder, me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Do escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Do escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Zé! Depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder, me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Do escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Ando escravo da alegria, hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Bene, abbiamo ascoltato,
Edoardo Pecci, come si chiama Alberto? Antonio Pecci, Tocchigno. Tocchigno. E invece siamo rientrati adesso in studio per l'ultima parte di trasmissione. Intanto stanno entrando in campo Costa Rica, scusate, Costa d'Avorio e Giappone. Vediamo un po', Alberto, dove stanno giocando. Vediamo un attimo. Allora, entonces, direbbero i nostri amici castigliani. Entonces. Ahorita, come dicono i messicani. Come dicono i messicani? Ahorita. E invece in Argentina? In Argentina non c'è un... Non c'è allora. Allora, entonces, sì. Però non si usa in quella maniera. Ho capito. Allora, entonces... si gioca a Recife. Sì. Si sta giocando a Recife, è già in notte, perché come Alberto ci diceva sono le 9 di sera a Recife, in questo preciso momento. Ricordiamo che in questo girone la Colombia ha battuto 3-0 la Grecia oggi, non c'è stata partita. Andando a vedere invece il gruppo B, ieri chiuso, 3 punti Olanda, 3 punti Cile, 0 Australia, 0 Spagna, ultimissima in... classifica alla tavola per la goleata presa dall'Olanda. Gruppo A, Brasile 3, Messico 3, Camerun 0, Croazia 0. Il gruppo dell'Italia, il gruppo D, Costa Rica 3, Italia 3, Inghilterra 0, Uruguay 0. Questa partita tra Costa d'Avorio e Giappone chiude il gruppo C, che vede momentaneamente in testa da sola la Colombia a 3 punti e la Grecia a 0, appunto a meno 3. E domani alle 18 in diretta dalla capitale, da Brasilia, abbiamo Svizzera-Ecuador per il gruppo E. E poi questa è una bella partita, insomma, esordisce Alberto la Francia. Mazza, la Francia è un girone abbastanza semplice, insomma. Francia-Honduras. Semplice, sì. Francia-Honduras alle 21 in diretta da Porto Alegre. Ecco, si comincia a giocare dal sud. Speriamo che non sia tanto semplice come Uruguay con la Costa Rica. Infatti, bravo Alberto. E poi a mezzanotte comincia il gruppo F, perché in diretta, come ha detto Alberto, da Maracanã del Rio de Janeiro, Argentina contro Bosnia e Herzegovina. Tutti i fari puntati e, sul Diosef. Vai Alberto, vai con le notizie. Questo è quello che ha messo Leo Messi sulla sua pagina di Facebook. Sì. Dice: con tanta voglia di giocare nel grande Maracanã per prima volta in vita mia e per cominciare col piede giusto il mondiale. Vamos por todo, vuol dire andiamo a prendere tutto. Bene, il dio del football che domani scende. E per prima volta nel Maracanã. Per la prima volta nel nuovo Maracanã, esattamente. E poi lunedì invece incomincia il gruppo G con un partitazo, Alberto, Germania-Portogallo. Bello. E chissà se Cristiano Ronaldo possa giocare, perché insomma... ha un problema. Ancora non stava diretta da Salvador De Bahia. Sì, diretta da Salvador De Bahia. E successivamente invece alle 21 c'è l'ultima partita del girone dell'Argentina, il girone F con Iran-Nigeria e poi a mezzanotte, sempre di lunedì 16 giugno, c'è Ghana Stati Uniti che chiude il gruppo G da Natal, mentre Iran e Nigeria vanno da Curitiba. E qua dice Leo Messi, dice il mondiale è cominciato. Io le auguro, dice, tanta fortuna ai miei compagni del Barça. Ma è meglio che intentino evitarci. Esattamente. Ma tanto, se tutto va secondo come deve andare nel calcio, Luis Enrique, Leo Messi li saluta all'aeroporto, che ripartono per la Spagna tra un paio di settimane. Ah. Bene, Don Alberto. Allora, che notizie ci dai da Latin America?
Stavo cercando una cosa, dentro qualche istante te la do. Allora, intanto io faccio una piccola rassegna stampa italiana. Italia dalla Gazzetta dello Sport, Italia Brandelli, partita epica, ma che follia non fare i timeout. Il CT, una gara che ricorderemo per tutta la vita, abbiamo lavorato bene a Coverciano e si è visto, loro avevano i crampi. La Costa Rica che batte l'Uruguay, chi non conosce le squadre fa i pronostici tanto per farli. E poi di sorprese ce ne saranno. Cesare Prandelli a bordo campo dopo la vittoria sull'Inghilterra. Si soffrirà sempre, una follia non fare i time out. Abbiamo dovuto abbassare il ritmo per riprendere fiato, ma era impossibile mantenere quella intensità. La squadra ha giocato bene e sofferto, ma volevamo avere la supremazia a centrocampo e ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene a Coverciano e si è visto, loro stavano peggio di noi, avevano i crampi. Mario ha dato tutto quello che aveva, come tutti. La Costa Rica che batte l'Uruguay, chi non conosce le squadre fa i pronostici tanto per farli. E poi di sorprese ce ne saranno. Partita epica, poi in conferenza stampa dice. Assurdo non considerare i timeout. Se vogliamo lo spettacolo, dobbiamo permettere ai giocatori di avere le energie per regalarlo. È stata una partita epica che ricorderemo tutta la vita. L'Inghilterra è forte, la squadra è stata meravigliosa perché ha saputo soffrire. Sirico è stato bravo, molto bravo nel sostituire Buffon. Verratti sostituito, ha avuto la febbre qualche giorno fa e Thiago Motta è un grande giocatore. Darmian, la catena di destra, ha funzionato molto bene. Quanti gol mi aspetto a Balotelli? Penso che possa fare molto di più. Ha potenzialità enormi, deve convincersi che i movimenti di una punta sono fatti per finalizzare l'azione. Questo era il CT dell'Italia, Cesare Prandelli. Vediamo di... Ecco, intanto è appena cominciata. Costa d'Avorio, Giappone. Giappone. Japan. Giappone. Allora. Vediamo un attimo. Ecco, Super Mario, gol per Fanni, devono avere paura di noi. Balotelli soffriamo sempre, ma non montiamoci la testa. Allora. Beh, insomma, ecco. Ah, oh, la Costa d'Arico è forte, rifila tre reti all'Uruguay e questo l'avevamo ben detto. Suarez disperato. Bene, 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 bene. Andiamo un po' a vedere invece le sfide di domani. Alberto, oggi Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras, Argentina, Bosnia. Il numero del mondo, almeno quello che molti considerano tale. Entra a gioco in mezzanotte, ora italiana. Il conto alla rovescia è finito anche per Lionel Messi. Per capire se sarà finita anche la sua maledizione mondiale, non basterà Argentina-Bosnia, la gara del debutto del suo terzo assalto all'unica coppa che gli manca, la più importante in una giornata che prevede anche Svizzera-Ecuador alle ore 18, Francia-Honduras alle 21. La Pulga ha segnato 41 gol in 46 partite stagionali, eppure tra gli infortuni, i problemi fiscali e giudiziari del padre più che suoi, conati di vomito e un'annata senza alcun trofeo al Barça, fatta eccezione per la Supercoppa de Spagna vinta ad agosto scorso, è arrivato all'appuntamento più importante dell'anno, tra lo scetticismo generale. La spinta di un paese che lo ama, persino l'affetto dei brasiliani, potrebbero avergli regalato una spinta in più. Del resto, qualche maligno sospetta che si sia risparmiato proprio per alzare il trofeo il 13 di luglio. Nelle due edizioni precedenti non ha lasciato un gran ricordo. Appena un gol del 2006, peraltro inutile, quello del 6-0 alla Serbia. Argentina-Bosnia alle 24. Messi giocherà attaccante accanto ad Agüero con Higuaín destinato alla panchina, caro Alberto. Anche a causa di condizioni fisiche non perfetti, Alejandro Zambella sembra rientrato a un 3-5-2 con Campagnaro, Garay e Fernandez centrali, Zabaleta e Rocco esterni, e un centrocampo composto da Maxi Rodriguez, Mascherano e Di Maria. L'avversario è terribile, soprattutto per Dzeko, che ha trascinato il Manchester City al titolo della Premier, Pjanic, uomo chiave della Roma di Garcia. Alle 21 c'è Francia-Honduras, orfana di Ribéry, Deschamps lotta contro un avversario non trascendentale, ma l'esempio della Costa Rica suggerisce che è meglio non sottovalutare nessuno. E anche contro un tabù da sfatare, dal 1998 che non vince né segna all'esordio del Mondiale. 0-1 col Senegal nel 2002, 0-0 con la Svizzera nel 2006 e con l'Uruguay nel 2010.